Ciao amici, ciao amiche, yeah! Ben ritrovati su Cani Coppia, Davide, Chiara, Channel. Bene, questa sera mukbang con polpettine fatte da mia moglie e zucchine fatte da mia moglie. Buon appetito amore, buon appetito suocerina. Buon appetito. Insomma, le zucchine le ha pulite e le ha condite lei. Le ho cotte, tu le hai guardate. Queste magnifiche polpettine invece le ho fritte. Buonissime, sono buone. Piacciono? Ci ho messo un aglio in più stavolta, eh? No, no, Vedi che sono buone? Ci va l'aglio. L'aglio è ottimo. ma a me piacciono più così. Ma come si sente poi? No, Che l'aglio dentro? Ah, si oh mamma sente. mia. Sempre? È pesante l'aglio, Ma no? che altra volta ho messo l'aglio? Mette sempre l'aglio, non è che mi fa una volta una sorpresa che non lo mette. Ma non so poi se farlo. Metti mezzo spicchio. Intanto qua lo metto. Allora, giornata bruttissima. Ma relativamente, Ma perché? vai viene, ma fa freddo comunque. Io freddo, sono da No, io sto coprire. bene. Io sono da coprire. Io sono coperta. Posso Si dire sente che troppo la l'aglio. vaccinazione che ho fatto per ora non mi dà nessun guaio. Meno male. Vi voglio dire una cosa buffa, che sai che tutti vorrebbero fare la Pfizer, quella che ho fatto io, questa, e quelli che fanno l'AstraZeneca invece si lamentano e dicono insomma. È un po' a rischio. Ho sentito invece recentemente due persone che hanno detto la stessa cosa per l'AstraZeneca. Caspita, ma oggi come mi sento ringiovanito. E un'altra mia amica, caspita, ma che vigore che mi sento, mi ha fatto bene con questa Sì. vaccinazione, sì. Sembrerebbe che dia energia. Bene. Se non fa male, fa bene, insomma, ad alcuni. Beh, lo scopo è quello che dovrebbe fare, cioè non che fa bene, cioè sì, fa bene, ma che ti tutela. Noi comunque abbiamo deciso di farla, Ah, ecco. però ci vogliamo fare gli esami prima, l'allergia e il sangue. È importante fare l'esame delle piastrine, Ce perché è per la facciamo i quelle. trombi così. Vedere quante piastrine uno ha, insomma. Se ha le piastrine a posto, può fare benissimo qualsiasi Ma mi vaccino. sembra che se io comincio abbiamo a posto le Ma piastrine. secondo me sarebbe solo l'esame del sangue, Allora. Allergie. dell'allergia. No, credo sia importante, sai, magari vedere i valori tipo, anche se non c'è mai successo, però controllare adesso diabete, colesterolo, cioè glicemia, colesterolo, tutto quello lì. Importante. E anche le allergie tengono Sì. conto. Importante, dai. Diciamo che c'è gente che fa il vaccino senza fare. Comunque, no, tanti fanno gli esami prima e poi fanno la vaccinazione. Beh, io non ho fatto esami, però avendo Vabbè, ma tu patologie. sei sempre sotto esame, comunque. No, avendo le patologie mi hanno fatto un vaccino non a Beh, ma rischio. Sharon anche ha fatto il tuo stesso. Ma Sharon non ha patologie. No. Non ha niente proprio, sana. Ma la Sharon, per la legge 104, che lei è la mia accompagnatrice, ha diritto a fare il Pfizer per il fatto del discorso che c'è la distanza tra un vaccino e l'altro, tra la prima dose e la seconda dose, è breve col Pfizer. Invece con l'AstraZeneca passano più di 2 mesi. Come Quindi, mai così differenza? perché è meno efficace, diciamo. Uno al 99,95% il Pfizer, mentre l'AstraZeneca all'80%, dicono, eh. Io se faccio il Pfizer. Sempre se Ma me lo fanno, esatto, attenzione. bisogna fare. Perché lì ti fanno quello che hanno. No, vabbè, ma noi No, non quello che vogliamo quella. devono farti, non Sì, quello che quello che hanno. sì, ho sbagliato io, però essendo che siamo con te,
Può darsi che... Vabbè, ma comunque io direi, se porti gli esami del sangue, sono quello giusto da farti. Esatto. Beh, certo che non sono incompetenti, Beh, però è una cosa in più per loro, se tu porti gli esami. Per loro e per noi. Non so quante persone fuori ho visto oggi. Tutti con le cartellette. Con gli esami. Mm. E come mai aspettavano fuori? Non ho capito. Ah, non so. Forse no, gente che arrivava e che magari... Cioè, fuori è disorganizzato, c'è un assembramento assurdo fuori. Sì, ma come mai? Boh. Magari c'era gente che aveva appuntamento più tardi. No, comunque tanti con le cartellette, degli esami, delle cose. Si vede che tanti vogliono essere scrupolosi come noi. Diciamo che... Io ti dirò... Noi non abbiamo l'esigenza il dottore, di il dottore ti chiede le cose e tu basta che spieghi, poi ti fanno firmare, nel senso che quello che dichiari non è che ce lo inventi, insomma. Eh sì, perché per loro possono dire, non è che tu mi dici una cosa poi un'altra. Però te le chiedono le cose, non è che non te le chiedono. No? Allora, e poi scusate, io oggi sono nata che avevo un occhio, sapete, un po' irritato. Tipo congiuntivite, tipo. Ma non è proprio arrossato da congiuntivite. Colpetto d'aria. Una specie. È un colpo di Instagram, mamma. La banda. Praticamente il dottore è stato scoperto, ma guarda, dice no, non è congiuntivite, non è aria. Ho detto no, ecco. La prova, non la febbre? No. No? No. Ah. Strano però. Infatti. Ma che... C'è il distanziamento, ma non c'è... C'è anche ogni tanto devi disinfettare le mani, passando da una stanza all'altra. Eh sì, quello per forza. E poi una cosa strana che ha fatto fare, prima di entrare a fare il vaccino proprio, ti danno come in mano come un bottino, sapete, quelli antirifrangente. Antirifrangente? Sì, quelli lì che mettono per strada gli operai. Sì, te lo danno in mano e poi in mano e poi lo lasci lì. Dico, ma non so, questa azione cosa serve? Perché? Non lo so, non ho spesso. Ma c'era qualche numero di... qualche numero? No, non c'era. E perché niente. Vi prendi questo giubbino in mano? Non lo so, così prendi in mano quello e poi glielo consegni, non lo so. Quell'azione cosa sia servita? Ma veramente, anche lasciarlo? Anche lasciarlo, tutti fanno fare quel passaggio. Beh, c'è un passaggio che magari... Ma è il senso? Il senso non lo magari ce l'hanno il senso. È strano. Sì, e non ho chiesto. No, devo infilarlo. No, basta che lo tieni in mano. Non c'hanno ancora la due? No, basta. Basta che lo tieni in mano, capito? Ma strano. No, però subito. Vabbè, è strano. Per loro magari c'è un senso logico. C'è. Non è che tirano un giubbotto catanifrangente. C'è anche del gonzo. Ma cosa serve questo giubbotto? Amore, per loro servirà qualcosa di sicuro. Non so per che senso avesse prendere quel coso, andare con le mani lì con il boh. Non devi fare l'atto di prendere. E poi appoggiarlo dentro, non so. Ma ognuno il suo giubbotto? A ognuno davano questo specie di giubbotto, ma non da infilare, da tenere in mano. Ma perché? Ma è questo mi sembra una cosa strana. L'ho fatto, ma dico, ma che... Non ho avuto la curiosità di chiedere come mai. Io l'ho chiesto. Sì, di pacchetto. Ma perché non hai chiesto? Ma non mi ha dato risposte, capito? Anche lì, io ho sorvolato, perché ho detto, ma ti prendiamo che vuoi. Ma è assurdo, vero? Per noi è una cosa assurda, però... Cioè, è strana, quantomeno. Sì, era caro, perché lei è entrata dopo. Lei ha chiesto, non credo che lei abbia chiesto. Vabbè, ma è una cosa che serve a loro sicuramente. Ma lo vuoi? No. Serve a loro, ma... Ma ti vuoi una colpetta, dai. Non è che ti danno un giubbotto da mettere in mano per dare dare. Non ho capito che cosa servisse, visto che non te lo fanno infilare. Comunque così piccine sono buone, Le polpette sono ancora più buone dell'altra volta. Più buone dell'altra volta. Cos'è questo? Sono buone, buone.
Una coltellata, dai. No, coltellata no, allora. Non mangia. Oh. E io il cane lo faccio scaldare per niente, allora. Dai un pochettino, non troppo. Ma non la crosta, magari. Dai, ma la crosta. Perché non lo fa, ma questo è troppo per te, mamma, dai, non facciamo complicanze dove non ci sono. Mi dai la crosta, gentilmente? Sì, col coltello. Da mangiare. Finisco qua. E due sottilette. No? C'è la provola se vuoi. Qual è? No. La mozzarella, mamma leggera. No, non c'ho voglia. Mangio due mozzarella. Due sottilette. Quindi praticamente quella cosa lì strana, ma molto strana, veramente una cosa bambina. All'ultimo che c'è step start, come... Eh sì, ma non mi spiego il perché di sta cosa. All'ultimo step, sì. Prima di entrare appare il vaccino vero e proprio. Ma che strano, nel corridoio prego, ti fanno prendere questa roba. Sai che puoi chiedere magari non so, tua sorella che l'ha fatto, si è decapitato. Non è vero. A gente che l'ha fatto, se è decapitato, che gli chiedi la curiosità. Ok, tu amiche devi chiedere se l'ha fatto. Ma lei è onesta anche. Perché se non l'hanno fatto è una cosa strana. Ma non è che l'ha fatto solo a me, a lasciarlo. L'hanno fatto a tutti. Ma dico, se gli altri posti non lo fanno, è strano. Ma che senso ha? Amore, per noi sembra una cosa strana, per loro se ne è andato serve a qualcosa. A cosa? E che ne so. Ma chissà sta cosa, ce lo scrive sotto nei commenti per favore. Un po' di digitale. Qualcuno è andato a farlo? Chi l'ha fatto, se lo sa? Mia moglie non mangia il buono del gorgonzola che la crosta. No, fa male. La crosta di gorgonzola fa male. Sì, amore. Beh, quella del gorgonzola, beh, io il taleggio la mangio, la crosta del taleggio non più, però. Taleggio gorgonzola. E beh, è il camoscio d'oro? Beh, quello lì proprio... E beh, sarebbe anche lui, è abbastanza pesantuccio. Ma no. Guarda. Non è come quella del camoscio, proprio buono da mangiare. E tua figlia lo taglia via, una crosta del camoscio. Ah, buona! Lei taglia via di è come la crosta della pizza, se togli quella, la togli buona. No, la crosta della pizza non piace a me. Anche a me la crosta della pizza. Guarda. A me, se è morbida, sì. Insieme, sì. Ma io la mangio, se è morbida, Ma che buona sono le polpette, Ne ho fatte 27. E perché ne hai fatto 30, scusa? Non arrivavo a 30. Ne prendevi quelle un po' più grosse, le tagliavi. Perché ne hai ancora da fare? No, 27 polpette non sono bastate? Sì. Bene amici, questo favoloso mukbang di polpettine, zucchine e un po' di gorgonzola, spero che vi abbia tenuto compagnia. Mi raccomando, quando lo guardate, sia che pranzate, sia che cenate, fatelo insieme a noi. Ciao ragazzi, un bacione e alla prossima! Ciao! Ciao!